Forse la parola trauma può sembrare un po' forte, ma a me no. D'altra parte la parola trauma, insomma, Otto Rank aveva scritto il trauma della nascita, c'è cioè anche nascere, è un trauma, quindi ci sono tanti traumi nella vita. Ci sono però anche dei traumi importanti. Nella dislessia, a mio avviso, vi sono dei sintomi che fanno parte dello spettro post-traumatico, non se ne parla molto. Comunque, la scuola, come vediamo, può essere dolorosa per tutti. Chagrin d'école, che poi è il titolo originale del libro che recentemente è stato tradotto in italiano, Diario di scuola da Pennacchia, Dolore di scuola. Quindi la scuola fa male, la scuola è traumatica, come nella prossima diapositiva possiamo vedere. Questo è un sogno ricorrente che facciamo tutti, è uno dei nostri incubi. Non parlo di persone dislessiche, tutti noi. Freud l'ha messo nell'interpretazione dei sogni di Freud, c'è cioè un piccolissimo capitolo dove ci sono due o tre sogni che tutti noi facciamo nella vita. Lui questo libro l'ha scritto nel 1900 e vi posso assicurare che anche attualmente è molto diffuso sognare di ripetere degli esami, ad esempio l'esame di maturità, l'esame di laurea, con una grande angoscia, ad esempio ci mancano i libri, non riusciamo più a trovare l'aula perché abbiamo la nostra età. Però ancora ci manca, mi ricordo di aver sognato l'esame di medicina legale, ma non trovavo più, non mi ricordavo più qual era il professore, dove bisognava andare. È un sogno d'angoscia terribile che mette in evidenza quanto un'insicurezza, avere dei conti in sospeso col passato, non essere del tutto sicuri di essere diventati adulti. Insomma, questo sogno è frequente anche nelle persone che, come Freud, avevano raggiunto degli alti livelli scolastici. Dico questo perché invece ben altri sono i sogni che spesso ci raccontano i bambini dislessici e i loro genitori. Tanto per fare un esempio, un bambino dislessico sognava che la professoressa lo feriva dappertutto con un coltellino e lui non poteva difendersi. C'erano gli altri che guardavano, nessuno l'aiutava, qualcuno rideva e questa continuava a ferirlo con questo coltellino. Un altro bambino invece sognava di una professoressa che gli gettava nella testa dei piccoli oggetti. Non so se fossero questi piccoli oggetti il sapere che il bambino non può, nozioni, insomma, che il bambino dislessico non può apprendere, oppure se fosse percepito come quei oggi Mugnaini, non mi sembra che ce ne abbia parlato, ma ho letto alcuni articoli dove lui cita i bombardamenti verbali, a cui sono sottoposti giornalmente i bambini quando vanno a scuola. E anche questo bambino se ne stava lì fermo, inerte, nel suo banchino, come un mattone, inerte come un mattone, che adesso vorrei mettere qui davanti a tutti, con un significato abbastanza simbolico, e poi la metafora del mattone può ritornare più volte. Tra l'altro Pennac, ci dice, parlando della difficoltà scolastica in genere, ci dice che questi ragazzi non riescono a muoversi, tanti ragazzi, non solo di dallo zero assoluto, dall'inerzia totale, dalla sensazione di essere come morti a scuola. Il sogno di Freud però ci dice anche che la scuola probabilmente ha un significato per tutti e per i dislessici un po' più ampio. Probabilmente la scuola è il luogo in cui si verifica la nascita sociale. La nascita sociale è fondamentale. È come la nascita, al momento della nascita il bambino per non morire ha bisogno di essere accolto calorosamente e in maniera corretta dalla famiglia. Nel momento della nascita sociale i nostri antenati o le tribù ancora a noi vicine avevano una serie di rituali che venivano fatti in poco tempo alla presenza di un adulto significativo e competente e riguardavano delle coorti di bambini. Della stessa età, in genere erano quelli che corrispondevano più o meno all'età delle medie. Anche il figlio del capo tribù doveva partecipare agli stessi rituali, talora un po' cruenti, ma tutti ne uscivano con dignità, tutti avevano la stessa dignità, tutti diversi ma con la stessa dignità, dopo questi rituali della durata di pochi mesi. Adesso la nascita sociale, nella nostra società che è molto più complessa di quella tribale,
si è come diluita in tanti anni di scuola. Le figure di accudimento adulte che sono importanti sono tante, non tutte certamente sono consapevoli del loro ruolo ostetrico, cioè di far nascere al mondo ognuno con la sua dignità, per cui la nascita sociale attuata quindi a scuola in tanti anni dà luogo a tanti fallimenti, a tante anomalie. Questo ci spiega la patologie psichiatriche, ma anche di disturbi sociali, asocialità, oppure semplicemente infelicità, oltre all'insuccesso scolastico. Quindi la scuola oggi è normale che sia evento di tanti fattori traumatici. Ovviamente anch'io, come diceva prima il professor Stella, sono, come tutti noi, siamo sensibili a tutti i fallimenti scolastici di tutti i ragazzi che sono a scuola. Ce ne sono tanti di mattoni come quello, che dalla scuola vengono percepiti come persone che non si possono evolvere. Ci sono però, credo, degli aspetti specifici riguardo ai DSA. Il trauma che il bambino o il ragazzo con DSA subisce a scuola, forse vale la pena di essere studiato, cioè di essere considerato, in quanto forse poi il DSA, come al solito, costituirà l'avanguardia per un rimodellamento della scuola, così come credo che la legge 170 abbia portato all'avanguardia la dislessia per una modifica, un adattamento della scuola al bambino che poi si è realizzata con la legge sui BES e che poi si spera che continui. Anche in questo caso conoscere il trauma del bambino dislessico ci può aiutare a conoscere tutti i traumi con cui la scuola ha a che fare. E intanto devo dire che l'apparato per pensare, cioè la nostra mente, si sviluppa per tutta l'età evolutiva, nascita, adolescenza e devo dire in parte anche da adulti, in base ad un incontro positivo con la mente degli altri significativi. Gli altri significativi sono i genitori, ma sono anche gli insegnanti. Dove ciò non avviene, quindi dove c'è questa mancanza di contatto di menti o dove il contatto di menti non è corretto, lì si verifica il traumatico, la paura della mente. Questo quadro di Clint è abbastanza indicativo, le relazioni con gli altri fanno crescere, però ci può essere anche l'aspetto positivo, la morte come vedete sta a distanza, sta un po' indietro, un po' distaccata, è un elemento mortifero che guarda le relazioni positive. Ecco, la mia opinione è questa, che i soggetti con DSA sono esposti a traumi cumulativi nell'età scolare, non solo, ma predispongono anche a degli abusi. Si tratta di abusi inconsapevoli da parte dei familiari e degli insegnanti. E anche qui non vi scandalizzate della parola abuso, riconosciamolo, perché io stessa sono abusante come medico sul mio paziente perché ho un ruolo. L'abuso è semplicemente avere un ruolo di forza rispetto ad una persona debole. Posso fare uso proprio di questo ruolo, ma posso farne anche un uso improprio ed è facilissimo scivolare nell'abuso, basta saperlo. Quando si parla ovviamente di abusi che riguardano i bambini dislessici o bambini a scuola, si parla non di maltrattamenti sessuali, non di maltrattamenti fisici, anche se recentemente purtroppo all'asilo sembra che continuino ad essere frequenti e questo veramente ci sconvolge, ma si tratta di solito di abusi emozionali o di omissioni di soccorso. Raramente si dice che si associa a una patologia e l'abbiamo ridetto anche stamattina. E io credo che sia vero che i dislessici hanno alta resilienza e quindi non hanno malattie, non hanno disturbi psicologici. C'è però anche da dire che, come diceva il professor Ghidoni, almeno il 60% delle persone non sono diagnosticate, quindi noi in realtà non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Di solito i dislessici che conosciamo forse appartengono a famiglie più protettive, insomma per vari motivi, o a scuole virtuose, insomma per vari motivi vengono diagnosticati e quindi sono resilienti. Quando però hanno dei disturbi o psicologici o psicopatologici, magari forse è bene pensare, potrebbero essere dello spettro, può aver avuto un trauma scolastico, è importante anche per fare un corretto intervento. Ancora, tracce di memorie traumatiche sono riscontrabili anche in età adulta.
Le memorie traumatiche spesso sono veramente accantonate, sono nascoste ed è molto frequente però che si riattivino, e di solito si riattivino proprio quando un dislessico, che magari non sa assolutamente di essere un dislessico, però scopre di avere un bambino dislessico. Allora questo adulto si ritraumatizza, ha quello che si chiama il delayed trauma. Ci sono queste situazioni, ad esempio Liotti e Farina riportano il caso di un reduce del Vietnam che aveva avuto aveva vissuto un'esperienza terribile in Vietnam, ma lui non aveva sviluppato un disturbo post-traumatico. Semplicemente dopo 12 anni, per un evento banale della sua vita, la separazione dalla moglie, ritorna, quindi con un evento ritardato, lui rivive tutto il trauma che aveva evidentemente incistato della guerra del Vietnam. Quindi ci sono delle possibilità di trauma ritardato. Talora queste situazioni si vedono ai genitori dei dislessici. Dopo che il loro bambino soffre a scuola, loro ricordano tutti i loro traumi, cominciano a fare sogni brutti, immagini, cominciano a ricordare. Questo cosa succede poi? Che spesso questi genitori non riescono, sono in grosse difficoltà quando andranno a parlare con gli insegnanti e quando devono fare un advocacy del loro bambino. Talora ad esempio assumono un child mode, diventano quasi infantili, si sentono molto sottomessi rispetto agli insegnanti e soffrono molto. Mi dispiace di non avere più tempo. Ma gli abusi emozionali cui spesso vengono sottoposti sono insulti abituali, denigrazioni continue, esposizione al ridicolo in pubblico e disprezzo, giudizi, pregiudizi, sarcasmo. Vi dico semplicemente che Julie Mezzaros è un'importante psicanalista conosciuta a livello internazionale, abbiamo saputo di recente che è dislessica. Distingue i traumi da persona a persona rispetto a quelli catastrofici, dicendo che nei traumi da persona a persona la vittima è di solito isolata, non c'è il fenomeno della solidarietà sociale, la comunità cerca di occultare e il trauma viene incistato per la vittima, quindi diventa un trauma per omissione di soccorso. Infatti spesso bambini traumatizzati a scuola e i loro genitori non ne parlano molto perché provano molto il senso della vergogna. Vado un po' avanti perché ho poco tempo. Questo è un po' come funziona il trauma, no? Schiaccia, frattura e frantuma, provoca dolore e paura, espone a delle emozioni veementi e dolorose, al tempo stesso ostacola la possibilità di mentalizzarle e di regolarle, perché vedete, questo foglietto potrebbe essere quello che Freud chiamava lo schermo antistimolo, l'io che si sta formando nel bambino, che lascia passare di solito ciò che è digeribile, ciò che è buono, non lascia passare ciò che non è possibile perché ancora non è abbastanza evoluto, che non è possibile mentalizzare. Il trauma invece, come questo sasso, rompe lo schermo antistimolo e disorganizza la mente del bambino o dell'adolescente, o può capitare a tutte le età. Vado avanti perché ecco, il trauma spesso ferita, frattura, soluzione di continuità, ma è anche una faglia. E, è interessante che il termine inglese per faglia sia fault, che significa anche colpa, difetto e sbaglio. Quindi non dimentichiamo che il bambino che ha vissuto un trauma a scuola non ne parlerà o se ne vergognerà molto, perché lo vivrà come un difetto che gli durerà tutta la vita, o come uno sbaglio o come una colpa sua. Il primo trauma per un bambino DSA è il cambiamento improvviso dell'immagine di sé che si verifica al primo impatto con la scuola. Questo direi che è specifico per il bambino dislessico, perché mentre io l'ho chiamata Felicia, questa bambina, che poi la vedremo se abbiamo tempo in altre situazioni in questa presentazione, perché fino a quel momento si presume che un dislessico sia un bambino felice, che non abbia avuto problemi particolari, però nel momento che va a scuola tutto cambia e l'immagine di sé che fino a quel momento l'avevano rimandato i genitori salta, si rompe come quel foglietto che avevamo visto. Quindi io sono difettosa, i miei genitori non me l'hanno mai detto prima perché o mi dicevano una bugia oppure si sbagliavano, e comunque è meglio non dirglielo che sono così difettosa. È veramente un trauma. Un altro momento traumatico è quello della diagnosi. La diagnosi può essere risolutiva e può essere il momento in cui il bambino o ragazzo incomincia a ricostituire quell'immagine di sé andata distrutta,
ma in questo momento il bambino ha bisogno di essere accettato. I bisogni fondamentali, in particolare nell'adolescente, nel prepubere, insomma nel ragazzo che sta crescendo, è il bisogno di accettazione e la paura dell'ostracismo, diceva Sullivan. Nel momento della diagnosi ci sarà la necessità di un nuovo rispecchiamento positivo da parte di adulti, degli adulti significativi, dell'insegnante, e la necessità di essere ancora riconosciuto come pari dal gruppo e dai compagni. Insomma, questa diagnosi deve essere un abito pulito, e trovo che sia estremamente crudele quando il bambino che va a scuola con una diagnosi non viene creduto, come succede purtroppo ancora oggi spesso. Quindi certi stereotipi che sono stati diffusi dopo la legge 170, una volta non c'era 8 su 10 diagnosi, sono falsi. Cioè, io francamente mi disturba molto sentirli, mi disturba tantissimo. Mi disturba perché è una crudeltà, perché il bambino che ha finalmente ricostituito la possibilità di ricostituire cosa c'era in lui che non andava, vivere in un clima di sospetto per lui, cioè, è una crudeltà di cui forse tanti insegnanti o tante persone che parlano non si rendono conto. Il bambino che non viene preso sul serio si troverà in un caos emozionale, il foglietto che si sta ricostituendo si distrugge di nuovo, avvertirà di nuovo dei dubbi sulla propria identità, sul senso di valore personale, avvertirà ostilità senza sapere perché, e sarà immerso nei pregiudizi anziché essere tutelato. Vorrei non sentire più queste frasi, francamente. E se ho poco tempo devo saltare delle diapositive. Ci sono comunque, come vedete, traumi di tipo 1, traumi di tipo 2, cioè quelli appunto cumulativi. Qui ci sono degli studi, c'è una scala che è stata fatta a Pisa sul trauma e sul trauma, dove vedete che tra gli eventi traumatici, che sono 20, viene considerato proprio i ripetuti fallimenti a scuola, e poi anche ripetute gravi discussioni in famiglia, essere ripetutamente preso in giro o molestato. Quindi in questa scala che valuta lo spettro traumatico è considerato ripetuto fallimento a scuola, quindi probabilmente ci rientrano anche i nostri ragazzi dislessici. Ce ne sono poi altri. Per dire che un evento potenzialmente traumatico è traumatico, ovviamente devono essere presenti alcuni sintomi, e qui ve le faccio scorrere molto rapidamente, visto il poco tempo, però credo che si possano riconoscere risposte emozionali, fisiche e cognitive al trauma. Quindi la bambina felice diventerà depressa, si sentirà all'angolo, si sentirà affondare in una palude, avrà dei sintomi fisici, e questi li vediamo molto spesso. Questi bambini spesso hanno cefalea, hanno mal di testa, hanno la nausea, ma ce l'hanno davvero, non è che non hanno voglia di andare a scuola, stanno veramente male, perché queste sono delle risposte fisiche al trauma che scompagina un po' tutto il cervello, l'evento traumatico, a partire dagli strati superiori fino a quelli inferiori, che appunto poi determinano anche il battito cardiaco, eccetera. Le risposte cognitive al trauma, in particolare nel momento della dissociazione peritraumatica, tipo il bambino che viene rimproverato, il bambino che viene umiliato avendo preso un brutto voto di fronte agli altri, magari gli altri ridono, oppure che continua a prendere brutti voti, insomma, è quello di distaccarsi, di sentire come se l'evento non fosse reale, come essere in un sogno, spettatore dell'evento. Come se tutto accadesse al rallentatore, si sentirà confuso e insicuro, e tante volte gli insegnanti dicono: a questo bambino mi sembra confuso quando gli spiego le cose, perché magari l'insegnante grida, il bambino di fronte all'insegnante già non capisce, poi di fronte all'insegnante che grida e parla veloce è emozionato e diventa veramente confuso. L'unica cosa che gli resta da fare è distaccarsi, anche come difesa. Disturbi post-traumatici, in genere i disturbi dello spettro traumatico sono caratterizzati dall'intrusione, dalla rievocazione, spesso anche a distanza di decenni, di sogni o incubi ricorrenti riguardanti l'evento traumatico, oppure di sentimenti o di immagini angoscianti, quando proprio uno non vorrebbe impegnarsi in qualcos'altro, comincia ad avere le immagini o viene perseguitato di nuovo da ricordi collegati all'evento. Anche provare sentimenti spiacevoli in situazioni che ricordano l'evento. Qui c'è una ricerca carina di genitori adulti dislessici che sono fatti andare a scuola
quindi adulti ex dislessici, e che provano tutte le sensazioni del disturbo post-traumatico sentendo l'odore della scuola oppure vedendo i banchini piccoli. In particolare, vedendo banchini piccoli, provano molta vergogna. Evitamento, questo devo dirlo perché è importante, cioè il fatto che il trauma porta ad un evitamento, ci dice come mai i bambini poi vanno incontro ad una fobia scolare ed evitano lo studio, fino addirittura ad avere paura di fare il ragionamento più semplice, perché tutto ciò che ricorda loro le umiliazioni, le vergogne insomma avute a scuola, determinano questo evitamento. C'è poi anedonia, la sensazione di essere sempre una vittima, il bambino che sta sempre a letto, comportamenti disadattivi che può essere voler morire, ma anche comportamenti disadattivi, cioè no, io prima di morire faccio piuttosto confusione a scuola e faccio dispetti alla professoressa. Sono dei comportamenti disadattivi che l'adulto dovrebbe saper leggere. E l'hyperarousal, quindi acting out, sensazione di esplodere, irritabilità, scoppi di rabbia o di ira. Tanti mi dicono: mio bambino, mio figlio è bravissimo, è molto buono, poi a un certo punto, se però non gli riesce qualcosa, spacca tutto. È veramente frequente. Adesso vado avanti, questo è un disegno di un'adulta dislessica che ci fa vedere, che ho conosciuto in occasione del convegno dell'altra volta, fa vedere la difesa attraverso il distacco, l'incapsulazione difensiva, no? Lei aveva bisogno, a scuola lei si sentiva così, si sentiva con questa sgradevolissima sensazione di avere uno schermo, una campana di vetro. Poi da adulta lei si è laureata, ha fatto una vita stupenda, bellissima, se non che non riusciva a portare gli occhiali da sole, perché quando lei si metteva gli occhiali da sole riviveva la sua situazione scolastica. Tante altre cose non posso dirle, perché appunto sono stata, cioè abbiamo veramente poco tempo, ma quello che vi voglio dire è che, questo forse, ci sono degli effetti neuroendocrini dello stress traumatico cronico, cioè quando noi mettiamo un bambino sotto stress o le produciamo dei traumi, come insomma possiamo fargli dei danni anche cerebrali, perché ci sono potature sinaptiche, pruning, alterazioni dello sviluppo dendritico, soprattutto quando il bambino è veramente piccolo. Nell'adolescente già un po' meno, ma è sotto studio questa età, e ci può essere una riduzione di volume dell'ippocampo, cioè della memoria dichiarativa. Però la cosa bella, la cosa importante, è che comunque nel lungo termine, sotto l'azione in particolare del supporto sociale ed anche della psicoterapia, è comunque sufficiente che il bambino ritrovi, bambino, la persona, perché questo anche nell'adulto, ritrovi un ambiente umano, allora si verifica uno stimolo alla produzione di nerve growth factor e di BDNF, insomma, che sono dei fattori di crescita nervosa, con formazione di nuove sinapsi con ripresa del volume dell'ippocampo. E questo forse ci spiega come mai i dislessici spesso sono molto più creativi ed hanno tutte queste connessioni che altri non hanno. Cosa dobbiamo fare? Rivitalizzare le parti morte, vabbè, ma ecco, le regole del comportamento, mettere in sicurezza subito un bambino che è traumatizzato e soprattutto utilizzare onestà, autenticità, rispetto e riconoscimento. Queste sono le regole che dobbiamo utilizzare noi psichiatri, noi, gli psicologi, di fronte ad un traumatizzato per i vari motivi. Credo che questo debba essere utilizzato anche a scuola o da chiunque ha a che fare col bambino: onestà, autenticità, rispetto e riconoscimento. La persona traumatizzata ne sa sempre più di noi, è inutile che ci mettiamo a fare i professori o i dottori con la persona traumatizzata ne sa sempre di più di noi, quindi ci dobbiamo mettere con un atteggiamento molto, molto, molto modesto e rispettoso. E ecco perché a volte bisogna uscire da un atteggiamento anche professionale e arrivare ad un atteggiamento cooperativo paritetico, perché la persona con trauma spesso, appunto, dicevo, ha da insegnarci. Fondamentale, perché con loro si sbaglia, perché nessuno di noi probabilmente ha vissuto certi traumi, oppure se li abbiamo vissuti li dimentichiamo, è di riconoscere i nostri errori.
Un bambino non sarà traumatizzato in un evento anche scolastico in cui viene accolto e in cui il professore gli dice guarda ho sbagliato, allora non sarà probabilmente non sarà traumatizzato. Ma se questo atteggiamento non viene compreso dagli insegnanti, a noi ci dicono ad esempio che aumentano molto di più le denunce contro i medici quando il medico non riconosce di fronte al paziente di aver sbagliato. Se riconosce di aver sbagliato, in qualche maniera è già un risarcimento, no? Per la persona, ma quando il medico non si fa più vedere di fronte ad un danno che ha provocato oppure a un atteggiamento scostante, è molto più facile che subisca poi denunce. Ecco, le trahison des images riguarda questo mattone, è un quadro di Magritte, il tradimento dell'immagine, no? Ciò che sembra un mattone o qualcosa di inerte, se si ne fa un brick non è un mattone, perché nella realtà questo oggetto non lo è. È un oggetto di green design che ho voluto utilizzare proprio per far vedere come semplicemente annaffiandolo cresce e anzi devo dire che più lo spezziamo, più lo traumatizziamo e più questi semi che contiene all'interno crescono. Volevo dire semplicemente questo. Nessuno si è respinto nel nulla, vabbè, questa è una frase, si indaghi sempre sul nulla, questa è una frase di Canetti del mestiere dello scrittore, ma credo che sia il mestiere di tutto, perché neanche chi ci sta volentieri nel nulla, se qualcuno sta volentieri nel nulla, il bambino che sta volentieri in disparte è un bambino che nel nulla in realtà non ci vorrebbe stare, siamo noi che ce lo spingiamo. Il disturbo post-traumatico da stress non è una malattia, injury, è un injury, dice Felicia, no? Una ferita, una lesione, un danno, un torto, è una reazione normale ad una situazione anormale e quello che propone Felicia è una zero trauma school, una scuola informata sul trauma. Una scuola informata sul trauma non solo per i dislessici, ma in generale ci sono esperienze del genere negli Stati Uniti. E credo di aver superato troppo il mio tempo, vi ringrazio però.